È una storia di famiglia quella di Odda Carboni, 39 anni, impiegata, prelevata e trascinata dai titini davanti alla foiba di Vines. Sapeva quale fosse il suo destino, ma non voleva dare ai suoi aguzzini la soddisfazione di spingerla giù, e allora si gettò nella foiba da sola, gridando «Viva l'Italia!». E tanti altri sono morti gridando il loro amore per l'Italia. E è vero, noi oggi siamo qui per ricordare degli innocenti trucidati, certo, ma siamo qui anche per chiedere ancora una volta perdono a nome delle istituzioni di questa Repubblica per il silenzio colpevole che per decenni ha avvolto le vicende del nostro confine orientale. E siamo qui per rendere omaggio a tutti gli istriani, i giuliani, i dalmati che per rimanere italiani decisero di lasciare tutto, case, beni, terreni, per restare con l'unica cosa che i comunisti titini non potevano togliere loro, e cioè l'identità.